un'occasione da non perdere. C'è un treno da prendere al volo per la buona onda Aprilia, che nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie C2 Girone A di Futsal ospita la Virtus Monterosi all'ultimo posto del campionato con sole 5 punti. Un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. Tanto assistiamo a questa azione, la prima conclusione violenta da parte della buona onda, che prova con Longo, trova però l'opposizione di Vinci Guerra, che mette in calcio d'angolo. Ancora un'occasione per la buona onda, che ci sta provando a spingere sui piedi, con i piedi sull'acceleratore, ancora Longo e nuova respinta dell'attentissimo Vinci Guerra. Poi il sinistro tentato da Ciotti, dall'altra parte la buona onda, un'occasione d'oro con il pallone che entra in rete, ha segnato dunque Catalano. Fulminante ripartenza che è stata avviata benissimo da Longo, che sta facendo tutta la differenza del mondo in questo avvio, e Catalano è riuscito con il sinistro a infilare Vinci Guerra, non irreprensibile da colpe in questa circostanza. Ciotti che prova a sua volta a sprintare, vince un rimpallo, ancora Ciotti, il pallone dentro, la conclusione di sinistro che termina sul fondo da parte di Biasini. E già dall'altra parte la Virtus Monterosi. Doppio passo elegante di Biasini, lo scarico a sinistra, la conclusione violenta di Ciotti ed il pallone che è stato probabilmente deviato da Pacioni. Mentre siamo arrivati al settimo minuto, resiste il vantaggio della buona onda, ancora una conclusione a fari spenti che è stata scoccata da Gironi e va dunque sul punto di battuta. Lo stesso Gironi non perde tempo, dal pallone incredibile, che gol da parte del Virtus Monterosi. Siamo rimasti sorpresi anche noi da questa trasformazione veramente sublime che è stata partorita dal calciatore del Virtus Monterosi Ciotti, di avviare l'azione di ripartenza. Ciotti a sinistra sul secondo palo ha tentato Gironi di indirizzare per il proprio compagno. Longo è già dall'altra parte, si accentra al sinistro da parte di Longo e c'è la splendida parata del portiere Vinci Guerra. Dai, il pallone al centro, non c'è intesa con dei giudici e c'è dunque la ripartenza veloce, il gol del 2-1 da parte di Ciotti, è partito come un treno e non l'ha preso più nessuno. Ciotti ha messo dunque la zampata, l'impronta in questa partita, realizzando la rete del 2-1 del vantaggio a sorpresa del Virtus Monterosi. Nella maniera migliore gli spazi, soprattutto quello centrale che era quello più importante dei giudici. Intanto subito la risposta e la traversa colpita dalla buona onda e poi dei giudici. Tapin vincente, gol del pareggio, botta e risposta dunque tra le due squadre. Ancora combinazione tra i due. Poi il pallone dato a destra per dei giudici, che sentenzia il portiere Vinci Guerra con questo tiro di destro. Un piatto dunque che porta in vantaggio la propria squadra. Dei giudici vede la porta come pochi e lo ha dimostrato. Carboni che ha sbagliato però nella misura di questo passaggio. Buona onda che adesso con dei giudici e poi il destro da parte di Cimadonne per portare la sua squadra sul doppio vantaggio. Meritava forse maggiore sorte, attenzione intanto, miracolo di Pacioni su questo sinistro violentissimo di Carbone, perché la formazione del Virtus Monterosi sta vendendo a caro prezzo la propria pelle e è venuta sicuramente per fare partita. Subito la conclusione del gol del pareggio ottenuto dalla formazione ospite con Biasini al posto giusto nel momento giusto. Ma c'è stata però una frittata difensiva della buona onda che ha concesso un facile pallone da calciare. Battuto adesso dei giudici, controlla il pallone, spalla alla porta, poi il destro a colpo sicuro, la parata del portiere Vinci Guerra ci sembra più orientato per la prima soluzione. E infatti è così, allarga il gioco a destra, la conclusione che è stata tentata da Lorello, deviata in calcio d'angolo. C'è Biasini che reclama il pallone, lo riceve, lo calcia in porta, una deviazione, il pallone termina sul fondo, pericolo scampato però qui per la squadra di casa, ha rischiato tanto. Altro calcio d'angolo, pallone scucchiaiato in avanti, è uno schema sempre per Carbone. Poi Antonelli ha provato a dare questo pallone in profondità, il destro intanto violento che è stato scoccato da Carbone e Pacioni è riuscito a metterci una pezza. Catalano a placare gli animi, poi a sinistra la conclusione da parte di Infanti, la risposta del portiere Vinci Guerra non è finita, ancora Infanti che ci ha provato, ma Vinci Guerra è sempre sulla sua strada e alla fine gli sradica il pallone di forza. E poi se ne va addirittura a cacciare in porta, un tiro che termina sul fondo, tocca verso Longo che ci ha provato con il sinistro,
Poi arriva il gol del vantaggio da parte della Buona Onda con Infanti, che ha seguito lo sviluppo dell'azione, ha sfruttato un rimpallo favorevole e poi con un preciso diagonale con il destro ha fulminato il portiere Vinci Guerra. 4-3 dunque per la Buona Onda. Pallone che viene messo a terra adesso, messo dentro, e poi arriva il 5-3. Distrazione perdonabile per la difesa del Virtus Monterosi. C'è Catalano che dunque riesce a sentenziare e a calare il pokerissimo. Vediamo se riuscirà a distillare qualcosa. C'è Pacioni, che adesso ovviamente non ha più alcuna fretta. Catalano intanto si presenta a tu per tu con il portiere, ha cercato di scavalcarlo, non è finita. Catalano è tutto pronto, la rincorsa da parte sua, al sinistro, calcia malissimo però Ciotti, spreca il nome di colui che calcerà questo tiro libero rispetto alla situazione precedente. Si tratta di Biasini, Biasini, la parata da parte del portiere Pacioni, prospettive molto più interessanti. Attenzione intanto a questo numero, la grande parata, l'ennesima di Pacioni. E poi arriva il gol subito dopo da parte del numero 20, sempre lui Biasini, che riesce a indovinare la giusta traiettoria sul secondo palo. Nulla da fare questa volta per Pacioni, e 5-4. Per questa azione la gara possa terminare, vediamo se è così. C'è il tiro e la parata da parte del portiere, gran tiro intanto, esploso da Longo, dal numero 7 Longo, e poi c'è il fischio del direttore di gara con Infanti che dunque prende il pallone e festeggia insieme ai propri compagni una vittoria che sicuramente può cambiare la stagione per la Buona Onda, ottenuta contro l'ultima della classe, la Virtus Monterosi, che però ha venduto a caro prezzo la propria...